Prendi il bigliettino per votare. Bigliettino è prima. È colpa dell'istituzione, grazie a dubbio. Poi in senso anche, poi il smaglio, poi tutto. Li hanno messi insieme e poi ci hanno fatto un lavoro che noi abbiamo fatto. E poi esploso da... Aurelio ha raccolto in giro per le tabaccherie, per i bar, quanti gratta e vinci? Il numero non me lo ricordo, però la cifra totale è 17.729 euro, cioè sono quello che la gente ha speso per comprare questi gratta e vinci. Gratta e vinci che lo ha grattato ha vinto 10 euro. È costato 10 euro. No, doveva prendere. Quest'opera è importante perché intanto è un grande lavoro che hanno fatto gli amici, perché non l'ha fatto solo lui, e hanno raccolto in giro queste gratta e vinci. E abbiamo ragionato, abbiamo riflettuto, perché gli amici nel laboratorio d'arte, oltre facendo arte, ragionano, riflettono su alcuni temi. Quest'anno il tema è stato la crisi, le crisi, perché non c'è solo la nostra crisi, ma ci sono le crisi anche degli altri, le crisi sono diverse, ci sono anche le crisi internazionali, Lampedusa è una grande crisi che è avvenuta nel Mediterraneo. Allora, gli amici non guardano solo ai propri problemi, non hanno un atteggiamento vittimista, lamentoso, e ne avrebbero magari motivo, ma invece si aprono ai problemi degli altri, si aprono anche a una visione della crisi che non è solo negativa, ma anche positiva, perché come in un'opera che è lì, dove Ritaieva ha scritto due parole greche, crisis e kairos. Crisis vuol dire in greco anche scelta, quindi si tratta di fare una scelta, non è solo un fatto negativo, ma ti porta a scegliere anche di cambiare, è un momento di passaggio, quindi ti porta anche a cambiare. E kairos in greco vuol dire tempo opportuno, quindi la crisi anche diventa il tempo opportuno per cambiare, per fare delle scelte, quindi per rimettere in moto anche delle energie che altrimenti avevamo un po' dimenticato, no? Rimette un po' in moto tutto, quindi un aspetto anche positivo della crisi. Qui quante opere avete e di quanti artisti? Allora, gli artisti sono, oddio, sono 12-15, e le opere che abbiamo qui oggi, quest'anno sono 20. In realtà quest'anno abbiamo anche elaborato alcune opere che non avevamo mai realizzato, come una... quest'opera qui, che è un'opera di video art, e questo è molto importante perché gli amici sono andati a parlare con la gente per strada, sono scesi nel quartiere di Tor Vignattara intorno e hanno chiesto alle persone: ma cos'è questa crisi? Parliamo della crisi. Ed è stato molto bello vedere come la gente, invece di sfuggire, dire no guarda non me ne importa niente, figurati se mi devo mettere a parlare della crisi, si è invece fermata per parlare. Quelli che con le loro opere sulla crisi, un po' perché è il momento appunto della crisi complessiva delle istituzioni, economica, ma anche sociale, delle professioni, del mondo del lavoro, un po' una crisi complessiva, e qui attraverso il punto di vista dei ragazzi disabili ci mostra come in qualche modo è possibile utilizzare i momenti di crisi per l'innovazione, per tirare fuori il meglio che c'è in noi stessi, affrontare il problema e andare a innovarsi, evolversi verso la soluzione. Per cui è un momento di confronto, ma anche per imparare più che mai attuale.